fai quello che devi fare. Facciamo la quindi il mio. Sì, crescendo, non lo facciamo. Questa è la quarta che ci guarda sul palco. Dai, Ruggero, vai. Dai, Ruggero, vai. Vada qua. Merda su rockyradio.it con il tendone che si muoveva, ragazzi, andiamo alla grande, diluvio temporale, la palla padrone, comunque Rustler! Allora, ho appena finito di suonare, siamo qui a Rockin' Park, come al solito, ragazzi, più o meno, ragazzi, a parte voi. No, dai. Allora, praticamente un grande pezzo di storia del rock italiano. Com'è andata, ragazzi? Da Dio, siete stati fighissimi. Grazie, complimenti. È uscito il nostro nuovo disco, esatto. Ieri. E stasera lo siamo in speciale perché comunque tre di questi ragazzi hanno fatto parte diciamo un po' della storia del rock d'Italia insieme alla sua officina stasera, certo. Quindi c'è stata un po' una reunion bellissima, una storia bellissima. L'atmosfera si palpava old school, ma bella, stiamo vedendo, adesso abbiamo un nostro amico che sta curando un video e stiamo decidendo perché questo disco è come tutti i nostri dischi, ma anche già dai tipi di menaggio, non hanno nascono così, non hanno un filone logico, ogni pezzo ha la sua storia, la sua vita, quindi è difficile trovare un singolo tra 10 pezzi belli. I can't hear the voice when I wander out. I've been without you. I'm so cold. Everywhere I turn my eyes, the shadow talks to me. Quindi facciamo benvenire. Una cosa volevo chiedervi,
cosa ne pensate di questo progetto che ogni anno a Milano, che si chiama Rock in Park, che è uno spazio fondamentale, forse l'unico rimasto un po' in vista, le nuove generazioni questa cosa la capiscono? Andiamo a lui. Insomma, i tuoi amici capiscono che anche se non c'è l'aggregazione giovanile di una volta, c'è la musica dal vivo. Parla il filosofo, mio amico. Vai, il filosofo. Secondo me è un pensiero molto personale, però secondo me questa cultura, chiamiamola così, questa cultura musicale, piano piano sta cercando di tornare, sta urlando in questo momento. E tu credi nei cicli storici? Io credo nel 1970. Però, nonostante tutto, siamo qua, cioè, tutta la gente che è venuta a vederci evidentemente piace quello che stiamo facendo, quindi io credo nei cicli, secondo me l'urlo si sta facendo sentire, piano piano, ma si sta facendo sentire. No, ragazzi, questo è il mio positivo, quindi... Legend che ha creato questo Rock in Park, noi tra l'altro è la seconda volta che facciamo Rock in Park, grazie a persone come Filippo che comunque sostengono anche la nostra radio di sponsor e siete andati in diretta sulla radio. Quindi tutti gli errori sono stati sentiti. Perfetto! Comprate il disco! Ovviamente non ce n'è uno di noi che sono stati bravissimi, quindi si sente più. Danilo, ti chiediamo un aneddoto anche a loro sul disco, quindi esce il disco nuovo, qualche aneddoto sul disco, magari qualche canzone in particolare, è stata scritta, com'è nata, numero uno, il volo, poi dopo le cantate di altri pensano. Vai. Allora, abbiamo creato un brano che durava quanto? 14 minuti. Poi ci siamo detti, ma è live che lo facciamo. Allora l'abbiamo ridotto, che tra l'altro è l'ultimo brano del disco, un brano molto particolare, perché è una sorta di strumentale, una parte cantata, e l'ultimo brano. L'abbiamo ridotto a 9 minuti e 20. 9 minuti e 20. Non è proprio così che tagliamo. Perché aveva detto che aveva ancora 18 minuti. Cioè, perché la mano era già un po' più alto, poi il disco sopra per la traccia. Cuore, Biella, e il 19 giugno
al Beer and Band vicino Bergamo. Poi ci stanno, tutti gli eventi escono a tempo debito sulla nostra pagina Facebook. Non vi perdete se ci seguite. Che classe! Ma senza di lui adesso stiamo studiando per farci l'esame alla prostata. Tanto sarà un ma è giovane, siamo rispettati. Esatto. Grazie ragazzi, salutate la vostra preghiera. Grazie al Rocky Radio. Rustless, go go go. Avete fregato, siete usciti di qua. Bravissimi. Piove, attenzione. Ma facciamo qualcosa. Non è che piove così. Intanto io sono il motorino, Stefano, va benissimo. Allora, le videocamere dove sono? Questa la mettiamo qua, giusto? Sì. Ma come è qua dentro, ragazzi? Qua piove qua dentro. Nel video di prima dicevamo che i Rustless non sono mai stati rompere, ma stiamo scherzando. Allora io ve lo ripeto, vi rinnovo l'invito, io vi voglio il mio army show, non me ne vogliono i miei colleghi. Siete anche ben accompagnati, sì, sì, adesso dalle nuove lere. Io parlo un attimino perché ho proprio parlato di stasera, perché con noi che abbiamo condiviso il palio per la cucina, e quindi prendo il lavoro negli anni 80 erano l'importante è divertirsi. Poi insomma, avere per noi, almeno di Rock and Roll, io credo di fare potermi intervistare, aver assistito a questo show. Ti dicevo, andate sia in diretta radio su rockandroll.it che appunto in diretta Facebook. Poi con questo disco nuovo, quando esce un disco, comunque poi inizi la tua vita, il disco hai una carica sempre maggiore, hai una curiosità anche sul punto della reazione della gelatina, il disco fa una positività. Tutto l'ascolta e si vede. Io l'ho ascoltato perché me l'hanno regalato, l'ha regalato Gigi Brusaferri. Perché sa che sono una sostenitrice e mi ha regalato l'album. Sono felicissima, quindi complimenti per il lavoro. È un lavoro che tra l'altro è durato 14 mesi. Ci stavamo lavorando già da un paio d'anni, ma come è venuto la registrazione, diciamo, ce la siamo presa comoda, avendo la fortuna di avere
di avere uno studio mobile di Stefano, di Sarine, quindi è uno studio di home studio, cioè siamo tutti abbastanza comodi. E allora sapete cosa facciamo? Ne parliamo in radio perché le storie su Instagram, lui ci insegna, che è il giovane della compagnia, perché che durano poco, nel senso che quindi rimandiamo tutto. È un arrivederci perché... Allora, grazie.